Dunque, amici tutti del festival che ha come tema il prendersi cura degli altri. Questo è un momento particolare. Noi ci possiamo ritenere fortunati quelli che possono stare a casa, anche se hanno avuto un rallentamento sul lavoro, dovranno fare alcuni sacrifici, ma noi comunque siamo a casa, abbiamo la possibilità di leggere un libro, di vedere un film, di vedere una serie in televisione e di fare quei piccoli lavori in casa che in qualche maniera ci servono anche per far passare il tempo. Però pensiamo in questo momento difficile, pensiamo alle persone che invece soffrono, pensiamo per esempio a quelli che non hanno una casa, che è già una cosa. Noi siamo costretti a questa clausura coatta, ma insomma, voglio dire, ci sono persone che veramente soffrono molto più di noi, persone che lavorano coercitivamente. Molto più di quanto non lo facciano in periodi normali. Per esempio, mi rivolgo a tutti gli assistenti sanitari, quindi dai medici agli infermieri, ai farmacisti, perché no, a quelli che invece si occupano dell'igiene, degli ospedali, delle case di cura, delle case per anziani. Ecco, a loro va tutta la mia gratitudine e pensiamo soprattutto a loro. Noi abbiamo fiducia in loro. Grazie.